Ciao a tutti, come state? Spero tutto bene. Ebbene sì, ci sono caduta di nuovo. Altro video haul di makeup.it, sito che io amo, che adoro, sito dove potete trovare tantissime marche a prezzi imbattibili. Sapete che io trovo prodotti a 40, 50, 60 centesimi, a 1 euro, 2 euro, poi ovviamente ci sono anche prodotti a 10 euro, però io preferisco mantenermi sulla qualità, ma comunque su fasce di prezzo molto molto basse, così appunto da provare tantissime cose. Sto utilizzando la luce naturale perché oggi c'è una bellissima giornata di sole. Se sentite cinguettare, perché appunto ho una finestrella aperta, anche perché fa caldissimo. Sono tornata poco fa da lavoro, ho trovato il pacco e quindi ho pensato di farvi vedere immediatamente cosa ho ordinato, perché qua dentro vi sono delle cose che devo dare, vale a dire che ho fatto questo ordine per comprare delle cose al mio fidanzato, o meglio due cose, perché aveva bisogno di creme per le mani, perché quella che ha in utilizzo è quasi finita e nei giorni scorsi ha fatto freddissimo, aveva le mani che gli bruciavano, tutte rotte, tutte spaccate, quindi gli ho detto vabbè, riprendo due prodottini, poi se si trova bene, semmai glieli riprendo, anche perché adesso andiamo verso la bella stagione, quindi poi quelle creme finiranno nel dimenticatoio fino appunto al prossimo autunno e quindi non ho voluto esagerare. Allora, io non ho ancora visto nulla perché appunto sono arrivata adesso, appoggio qua accanto a me e andiamo a pescare. Come sempre, tutti i prodottini sono avvolti nella carta, cosa che sicuramente è meglio della plastica, però comunque c'è un forte spreco di carta e non è una cosa che mi piace molto. Allora, questi due sono vuoti, andiamo ad aprire il primo sacchettino. Non mi ricordo nemmeno i prezzi, provo a ricordare qualcosina a memoria, ma non li ho segnati, perdonatemi. Allora, primo pacchettino, lo andiamo ad aprire e troviamo tutta una serie di prodottini. Allora, buttiamo tutto per terra, tanto dopo butto tutto via. Ok. Allora, primo pacchettino, tutti questi prodottini. Allora, ciò che ho comprato appunto per Antonio, in particolar modo una delle creme è questa. Questa è una crema mani al limone con provitamina B5 e glicerina. Ho letto che il limone, ma in particolar modo la glicerina, vanno a lavorare sulla pelle, andando a risanare appunto i tagli, le screpolature, quindi l'ho pensata ideale appunto per le screpolature da freddo. Questo è della marca Anida Pharmacy, una appunto crema per mani in formato 100 ml. Questo è il prodottino e ne ho prese tre, se non sbaglio, perché l'ho presa una ad Antonio, una a mia mamma e una a mio padre, perché anche lui il giorno prima che appunto Antonio mi dicesse che gli bruciavano le mani, anche mio padre ha detto mi bruciano le mani, quindi gli ho applicato una crema, però appunto almeno gli do questa, almeno se la tiene nelle sue cosette, quando ha bisogno la mette, quindi due. Queste, anzi tre, dopo se la trovo vi faccio vedere l'altra. Le ho pagate, se non sbaglio, intorno ai 55-54 centesimi l'una. Poi ho voluto prendere questo prodottino qui di Veie Cosmetics. È tutto scritto in polacco, penso. E non riesco a. Allora, intanto volevo sentire il profumo di questa. Ok, è chiusa. Buonissimo, sa di yogurt al limone. Io amo lo yogurt al limone, questo mi ricorda quello. Questo cos'era? Buonissimo il profumo. Mamma mia, buonissimo. Crema docciata, è una crema, ma sinceramente, con il latte di capra. Ora, infatti, mi ricordo. Infatti, qua se vedete c'è anche la capretta. Questo
Questa è una crema con latte di capra, appunto, dermatologicamente, testata senza parabeni, formato 200 ml, ma non mi ricordo per cosa. Mamma mia, qui non c'è scritto nemmeno in inglese. Devo andare assolutamente a cercare cosa sia. È una crema, però non penso sia una crema per il corpo, forse un balsamo. È una crema balsamo per capelli, perché io non utilizzo crema per il corpo, però crema, forse è una crema balsamo per i capelli, se non sbaglio. Questo l'ho pagata pochissimo, 60 centesimi, una cosa del genere. Poi ho preso un altro dentifricio, oggi non riesco a parlare perché quello che ho in dotazione al cocco lo sto finendo, e ho voluto prendere questo di questa marca impronunciabile alla camomilla, 50 ml di prodotto. Io non ho mai provato un dentifricio alla camomilla e quindi appunto ho sfruttato l'occasione. Questo l'ho pagato intorno agli 80 centesimi, ma nemmeno. E questo mi incuriosiva perché appunto la camomilla, avendo un'azione calmante, fa sì che appunto non vada ad irritare le gengive, ma soprattutto, ora mi ricordo, l'ho preso perché garantisce un'azione anche sbiancante. Scusate, quindi. Scusate, quindi andrò a provare e vedremo. Forse c'è anche la menta dentro perché sento il retrogusto di menta. Poi ho preso un patch per i punti neri del naso. Questo l'ho preso perché mi mancavano pochi spicci per arrivare alla spedizione gratuita, e quindi ho detto vabbè, proviamo, sperando di trovarmi bene. Io utilizzo un prodotto fantastico coreano trovato su AliExpress. Proviamolo, ho pagato appunto 40 centesimi. Questo è di Morocco Gasul Porso Rouge. Appunto, sono quei cerottini da mettere sul naso, da lasciare in posa. Qua non c'è scritto. 10-15 minuti, poi si va a togliere e se funziona bene vedrete sul cerottino tutti, appunto, tutti i punticini neri. Questo sono 2 grammi, quindi c'è solamente un cerottino dentro, però ho detto vabbè, per provare, per pochi centesimi l'ho voluto prendere. Poi ho voluto prendere allora, io, se avete visto il video precedente, cosa che vi invito a fare, ho preso uno scrub per il corpo che sto utilizzando e che mi piace tantissimo, tantissimo, per non parlare del profumo, e quindi ho voluto prendere questa maschera viso vegana, appunto, alici e guaranà. Questa, la marca è l'Irene Dermoprogram, sono 7 ml di prodotto. Io solitamente con queste bustine ci faccio 2 applicazioni, ne faccio metà e poi l'altra metà, e quindi sinceramente l'ho presa per la profumazione, perché appunto lo scrub lo sto amando, e questa ha un effetto idratante. Eccola qua. Poi altra maschera, che sapete che io e le maschere siamo così, un'altra maschera di Cizze Piecno con il serum Zell. Non saprei dirvi cos'ha, però appunto non l'ho mai provata le maschere di questa marca. L'ho voluta prendere perché appunto dice che l'effetto è di rigenerazione e di diciamo rassodamento, ora non mi viene la parola, della pelle del viso. E qui appunto c'è scritto che si può applicare sia di giorno oppure mantenere in posa anche di notte. E questi sono 8 grammi di prodotto. Anche con questo io faccio due applicazioni. Poi un'altra maschera, questo che lo butto via, un'altra maschera sempre della stessa marca. Questo qua invece ha l'azione lifting, anche questo si può utilizzare sia di giorno che di notte. Però questo, mentre questo era
Ora, aiuto, che non so che fiori siano. Questa è alle more, eccola qua. E poi ho voluto prendere una palettina di Makeup Revolution London, però di blush. Si chiama Golden Sugar to Rose Gold. Questa è la palettina in questione. Ora l'apriamo insieme, non la swatcho, sinceramente. Perché prima volevo finire dei blush che ho che sto utilizzando e quindi appunto prima di utilizzare questa palettina volevo finire quelli proprio per non mettere in uso troppi prodotti che poi magari a lasciarli aperti scadono e sarebbe un peccato. Questa validità 12 mesi, 2, 4, sono 8 cialde belle grandi e questa appunto è una palette con solamente blush. Eccoli qua. Allora, questi due sono matte, questi invece sono scimmerini, vi sono ori, marroni, bronzi, rosati. E sinceramente io i blush, diciamo, nelle loro confezioni uniche, invece appunto, però appunto ne ho uno rosa, uno marrone e volevo prendere appunto una palette così che magari quando si potrà viaggiare, però se riesco a maggio, a giugno, a luglio e a settembre scendo qualche giorno giù a Napoli per promesse di matrimoni e matrimoni e poi anche in futuro quando viaggio appunto portarmi questa, anche se è di vetro e queste qui si spaccano che è un piacere, però almeno se un giorno voglio mettere il blush matte lo metto, marrone lo metto, rosa lo metto, scimmerino lo metto. Così che non sto a portare 800 cialdine. Poi, altra carta, ce ne sono altre due, quindi in quattro hanno diviso. Ok, allora, io non sono solita utilizzare shampoo secchi, perché appunto preferisco farmi la doccia, cosa che farò anche tra poco, e lavarmi i capelli. Però ogni tanto, magari faccio doppio turno al lavoro, tipo ci sono state 2 settimane che ero sempre al lavoro, entravo alle 9 o alle 10, uscivo alle 7 di sera e quando tornavo a casa sinceramente non avevo la forza di lavarmi i capelli e starmeli ad asciugare. E quindi magari il giorno dopo, magari li avevo lavati 2 giorni prima, mi scoccio andare appunto al lavoro con i capelli visivamente sporchi e quindi magari spruzzo un po' di shampoo secco, però lo uso molto molto raramente, tant'è che ho in dotazione uno shampoo secco preso in uno dei primi video, sempre di makeup.it, lo devo ancora finire, cioè l'avrò usato 3 volte, però preferisco sempre averli da parte e poi appunto quando si potrà portarli magari anche in viaggio, anche perché io sono una che in viaggio si sveglia alle 6, alle 7 di mattina, esce e rientra la sera tardissimo, quindi io mi faccio la doccia di notte. Cosa che è capitata, o mi sveglio alle 5 della mattina, cosa che è capitata. E comunque sia, le altre volte ho preso shampoo secchi di Batiste, però questa volta non erano in, diciamo, promozione, quindi ho trovato questo qui della Helle Leaven, un dry shampoo tropical, quindi è un semplicissimo shampoo secco 200 ml. Questo l'ho scelto, c'erano diverse profumazioni perché questo qui ha gusti tropicali. Infatti l'odore si sente. Ah, la palettina l'ho pagata, ora non mi ricordo se 6 euro o 4 euro, però forse più 4 euro e qualcosa. Le maschere, come sempre, le ho pagate 40 centesimi. Questo l'ho pagato nemmeno 1 euro, tipo 70-80 centesimi. E poi ho voluto prendere un body scrub di Caffè Mimì al cocco and kumquat, non so cosa sia, comunque il prodottino in questione è questo, io adoro questi pack. Questi sono 110 ml di prodotto, è un prodotto naturale non testato sugli animali, validità di 12 mesi. Profuma tantissimo questo perché appunto sto utilizzando quello che ho preso nell'ultimo video e poi non ne avevo più, quindi ne ho fatto scorta.
Poi sempre di caffè Mimì ho preso uno scrub per il viso, sempre naturale, non testato sugli animali, 110 ml di prodotto, validità 12 mesi. E questo è uno scrub marrone perché questo è alla rosa e alla papaya. Sì, e profuma. Poi ho preso una crema idratante all'olio di argan ricca di vitamina E. Questa è una crema mani per Antonio. Ah, questi qui l'ho pagata intorno a 1,50 euro. Questo l'ho pagata intorno a 60 centesimi. Pensavo fosse così invece nel barattolino, però magari questa se la mette in macchina o se la mette nella divisa da lavoro, così quando vuole se la mette, questa la lascia in camera così che ne possono usufruire anche i suoi colleghi. E profuma tantissimo. Questo è il prodotto. Sto andando veloce perché è tornata a casa mia mamma dal lavoro, non sa che sto facendo un video e quindi non vorrei sinceramente anzi, chiudo la porta a chiave così che, ecco, così che capisci, perché io solitamente registro in cucina perché ho la finestra lì che quindi mi illumina. Ho un muro bianco, ho il tavolino su cui appoggiare le cose, ho la sedia e mi torna benissimo questa postazione. Poi mia mamma deve arrivare, cioè deve mangiare, sono le 3 del pomeriggio. Poi nell'altra invece troviamo tutti questi prodottini qua, che anche queste, ah, ne ho prese. Guardate, ne ho prese 4 perché 2 per Antonio, una per mia mamma, una per mio babbo e poi sempre creme per le mani, 2 per Antonio, una per mia mamma, una per mio babbo. Sono 4 e queste invece sono all'aloe vera con vitamina A ed E, sempre con la glicerina proprio perché ha questa azione di andare a risanare le fieritine delle mani. E poi l'ultimo, così la libero, anzi apro mia mamma, sì. Ho voluto prendere, cosa che non avevo mai preso, da questo sito, 3 candele. Non sapevo che makeup.it vendesse anche candele, però appunto ho visto l'inci candele profumate e l'ho voluto prendere perché io ne uso tantissimo. Allora, sono tutte e 3 di Bolsius. Allora, le ho pagate tipo 1 euro e qualcosa, 1,21 euro se non sbaglio. Questa ora è al tè bianco e menta e profuma tantissimo. Poi l'ho presa alla magnolia ed è rosa. Mamma mia, che profumo! E una al melograno. Ok, la mia preferita è quella alla magnolia, però anche il melograno è molto bello. E nulla, questo è tutto quello che ho preso. Attivate la campanella per non perdere i prossimi video che saranno molto succulenti. Sto aspettando che, perché praticamente ho fatto un ordine, non vi dico la cosa per non fare spoiler, un ordine molto grande, mi è stato diviso in 4, quindi 2 pacchi mi sono già arrivati e sto aspettando gli altri 2, che però, anzi no, 3 mi sono arrivati, ne sto aspettando uno e l'altro se si decidono a inviarmelo, visto che è un mese che sto aspettando, altrimenti richiedo rimborso e ciao, però appunto ve lo faccio sapere nel prossimo video come andrà a finire. Nulla, spero che il video vi sia piaciuto e avervi tenuto compagnia. Lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo. Ciao!